24esimo Festival di Avezzano, in collaborazione con Kirby, quando si parla del migliore. Sabatini Beverage and Food, by Luciano Sabatini, dal 1926, nuova sede nei locali ex Palaghiaccio. Tre store, di Catiuscia Letta e Luca Ranieri, in via 20 Settembre e in via Roma d'Avezzano. Euroconic, nucleo industriale Avezzano. Nuovo ambiente, arredamenti interni ed esterni. Pinguino Nuoto Avezzano, dal 1985. Cece, ristorante e braceria by Angelo e Franca, ad Avezzano. Clinic iPhone, ad Avezzano in via Corradini 94 e all'Aquila in via di Vincenzo 2. Famaplast, dal 1979, passione di famiglia. BP Energia, energia combustibile. Chips and Food, ristorante americano per giovani e famiglie, in via Trieste, nel cuore della città. Acqua e sapone, oltre la convenienza, ad Avezzano e Cappelle dei Marsi. Caffetteria Le Folie, via Gramsci Avezzano, dietro la cattedrale. Ristorante e pizzeria Mister Fanta 2.0, la fabbrica del gusto. Di Cesare Design e Arredi di Cesare. Arredo moderno e classico, Avezzano e Civitella Roveto. Grandi magazzini Cinelin, Cappelle dei Marsi. Ristorante Il Teatrino, cucina tradizionale, prodotti locali, di fianco al Teatro De Marsi. Gruppo D'Amore, consulenza globale. Residence Le Ginestre, in via delle Ginestre ad Avezzano. OMG, casalinghi, abbigliamento e calzature, in via 20 Settembre ad Avezzano, Banca di Credito Cooperativo di Roma. Automobili, concessionaria Citroen e DR Motor. Il cliente, prima di tutto. Nuova farmacia, dottoresse Di Gregorio. Parafarmacia e sanitaria Di Gregorio Orlandi. Salute, bellezza, benessere. Ristorante Pizzeria Il Palentino, buon gusto e raffinatezza. Metrò, il movimento allunga la vita. Eurocash di Cintio, dal 1939. Carni fresche e salumi tipici abruzzesi. Eurocash di Cintio, tradizione, qualità e buon gusto. Supermercati Deco, tradizione, qualità e convenienza. Deco, il tuo supermercato di famiglia. Forchetta Volante, il catering di Marina. Laboratorio gastronomico, servizio catering e banqueting. Forchetta Volante. Ti aspettiamo nella nuova saletta. Iper Risparmio Casa, prezzi bassi tutto l'anno. Azienda agricola Lago d'Oro, dei fratelli D'Apice. Ai Marsi è festa tutti i giorni. Geox, fascino senza tempo. Geox, respira lo stile di un'eleganza intramontabile. Geox, by Antonio De Luca. Al centro commerciale I Marsi. Partire dal territorio, dalle nostre eccellenze, intercettare le opportunità e trasformarle in idee di sviluppo concrete. Questa terra è uno scrigno di risorse sulle quali investire e noi lo facciamo da sempre, con passione e professionalità. Siamo accanto a quelle aziende e a quei lavoratori che ogni giorno inseguono i propri sogni. Investi in Industria 4.0 con i piani di ricerca e sviluppo. È il momento di cambiare. Migliora la tua impresa e fai crescere il tuo lavoro. Vieni a scoprire le nostre soluzioni. Gruppo Sicurform.
sviluppo e innovazione del lavoro. Dal Teatro dei Marsi, il 24esimo Festival di Avezzano, Premio Civiltà dei Marsi. Signore e signori, Luca Di Nicola. Grazie. Buonasera. Grazie, 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 grazie infinite. Grazie a un pubblico meraviglioso che mi accoglie sempre festante. Grazie infinite, bentornati al 24esimo Festival di Avezzano, Premio Civiltà dei Marsi. Il nostro affettuoso saluto agli amici a casa con questo applauso che sinceramente, guardate, vorrei bearmene per condividerlo con i nostri tanti telespettatori che ieri sono stati davvero tantissimi. Evviva, bentornati al Festival! Ma che bello il Teatro dei Marsi, gremito in ogni ordine e grado. Grande successo ieri sera, devo dire, davvero una serata meravigliosa, ci siamo divertiti, ci siamo emozionati, abbiamo sorriso, abbiamo scherzato, abbiamo ascoltato davvero dei musicisti meravigliosi, e sono quelli che vorrei salutare anche stasera, messi insieme dal maestro Corrado Lambona. Il saluto ai musicisti, agli orchestrali e componenti dell'Armelis Avezzano Festival Orchestra. Buonasera! Buonasera maestro Lambona, grazie e congratulazioni, buonasera maestro. Un'orchestra stupenda che si completa con un direttore che è davvero una gemma come donna, come persona, come professionista, come direttore dell'orchestra, maestro Tiziana Buttari. Buonasera direttore, buonasera Tiziana, grazie, congratulazioni. Grazie, elegantissima e bellissima. Ieri sera, per riannodarci un pochino nel bandolo della matassa della prima puntata, abbiamo ascoltato i primi 8 bravissimi concorrenti, abbiamo ascoltati e votati, nel senso la giuria, che ringrazio e più tardi citerò. Dunque, su questo palco si sono esibiti nell'ordine Francesco Di Giorgio, Andromeda, Stefania Giancali, coppia con Lorenzo Castagner, Marti Landriscina, Emily De Petris, Matteo Gallina, Camilla Ricchiuto e Maria Sole Coletta. Un applauso intanto a questi ragazzi che comunque hanno già dato. Abbiamo poi conferito il premio Civiltà dei Marsi ad ospiti illustri, tante risate con un simpaticissimo ed informissima Vittorio Sgarbi, mi è andata alla grande, eh? Poi Emanuela Arcuri, meravigliosa, un sole, Luca Barbareschi, e poi Gian Maurizio Foderaro, il comico di Made in Sud, Pasquale Palma, Sergio Meogrossi, performer meraviglioso, e poi il campione della nazionale italiana di rugby, Giovan Battista Venditti, una serata bellissima. E vai, stasera però la gara si concluderà
Prima però proseguirà con altri 8 bravi concorrenti. A fine serata avremo la proclamazione dei vincitori. Anche stasera ospiti meravigliosi ai quali conferiremo il premio Civiltà dei Marsi, ovvero il bellissimo scudo corazza dei guerrieri Marsi, realizzato dai ragazzi del liceo artistico Bellisario. Ve li presenterò man mano, così come abbiamo fatto ieri. Apriamo anche questa seconda serata, cari amici del Teatro dei Marsi e cari amici a casa, con un piccolo omaggio ai nostri bambini, grazie ad un'azienda internazionale che da 10 anni è nel mondo della moda bimbo e bimba, esclusivamente per dispensare gioia, sorrisi, emozioni. Ne abbiamo tanto bisogno, soprattutto ai nostri piccoli fans, gli uomini e le donne del domani. Ringrazio questa stilista di fama nazionale, Antonella Bellina, e Sonia Mura, dolcissima, responsabile del Baby Atelier, coccole di latte del centro commerciale Marsi. Stasera l'omaggio ai nostri bambini si impreziosisce ulteriormente con la talentuosa e giovanissima Ilaria Di Pietro, che sarà la testimonial di questi bambini meravigliosi che sono prontissimi. Aspettano soltanto una cosa, intanto le vostre coccole che potete rappresentare con questo applauso. Today.
Ma che momento di moda, di arte, di spettacolo. Grazie, 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 che meraviglia questi bambini che oramai hanno imparato che il latte si può perfino indossare. Super brava la piccola, perché le piccoline, anche se ha le fattezze di una donnina, la piccola, bravissima, Ilaria Di Pietro, brava Ilaria. Prodotta dalla Fonsi Music Group, grazie Stefano. Deliziosa accompagnatrice dei bambini di Coccole di Latte, che è il nome nuovo della moda bimbo, che insegna ai nostri piccoli ad indossare emozioni ma anche rispetto per l'ambiente, con i suoi splendidi capi in tessuto di latte morbidissi, anallergici. Tutto questo si traduce in comfort e benessere. Grazie di cuore alla titolare del marchio e a Sonia Mura, che è davvero una dolcissima responsabile di questo baby atelier Coccole di Latte, che trovate nel centro commerciale Marsi. Bambini, siete stati, bambini e bambine, bravissimi e bellissimi. Lì è nato un fidanzamento, c'è Lollo che sta cominciando, agganciato una bambina, eh? Bravi, bravi, e grazie anche alle manchen grandi, eh? Grazie, evviva Ilaria, in bocca al lupo per tutto. Auguri, eh? Auguri di cuore. Grazie. Ogni domenica ci fa compagnia Domenica In, e quindi anche domani, con quella sua faccetta vispa, quel sorriso accattivante, quella voce che la caratterizza da sempre. Stiamo per premiare lei. Cantautrice e conduttrice televisiva, versatile e talentuosa. Dopo il trionfo a Castrocaro, partecipa al Festival di Sanremo, prima tra le nuove proposte e poi diverse volte fra i big. Il celebre brano A casa di Luca le regala una grande popolarità. Successivamente è protagonista a Un disco per l'estate, Tale e quale show, Music Farm, La vita in diretta, Piccole luci, conseguendo successi sia come cantante che come conduttrice, tanto in Rai quanto in Mediaset. Silvia Salemi. Buonasera a tutti. Eccola, Silvia Salemi ad Avezzano, finalmente. Grazie, grazie mille. Ma l'hai fatta apposta a chiamarti Luca tu questa sera? È vero, non perché cominciare. Tu non ti chiami proprio così, vero? No, mi chiamo Luca Giovanni Adriano, sono proprio. Però insomma, perfetto. Non cominciare con quella canzone. Io è Giovanni Adriano di Nicola, ma questa sera è diventato Luca, no, vero? No, 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 io sono l'hai Luca anzitutto. Quello l'ho fatto per te. Io ti adoro da sempre. Grazie, reciproco. Siamo tutti i tuoi fans e ammiratori, perché sei una ragazza meravigliosa. E ragazza, ho fatto 40 anni lunedì di Pasqua, vabbè. State zitta che sono più vecchia di te, problemi. Quindi siamo ragazzini. E insomma, no, ti apprezziamo per, appunto, ho detto che sei, hai un visetto vispo, che sei una ragazza talentuosa, brava, una donna giovane. Grazie. E con un bel carattere, una bella personalità, e ho voluto ricordare i trascorsi appunto della clip di Giancarlo. Mi fai salutare l'orchestra? Ciao, sì, ciao, come perché no? Lei i miei così, colleghi, no? Lei così, scusami, perché no, se no è un attimo, cioè, aspetta. Sì, no, siccome hai cominciato con Luca, vispa, Luca. Fammi fare la vispa, no? Giusto. Oh. No, ho detto pazza, ho detto vispa. No. Anche pazza. Senti, fammi dire questa cosa, perché è importante. Io ho voluto comunque ricordare anche appunto la canzone celeberrima della quale citi un Luca e che piace a tutti da sempre. Senti, Silvia, una cosa invece io voglio chiederti. Domani un'altra puntata di Domenica In. Dacci qualche anticipazione. Sai che Cristina Parodi è stata nostra ospite per il premio? Ah, sì? Sì, anche Marco Liorni due anni fa. Una ragazza anche lei... Una signora spettacolare, è sì, vero. Sì. Piccole luci, Rete 4, trasmissione bella che ti vede come impegnata conduttrice di un programma che comunque ha grande successo unanimemente. Ci picchia, l'anno scorso, non per meriti miei, ma per il prodotto che è stato realizzato in modo fantastico da questa produzione, abbiamo raggiunto risultati del 6,5%, che Rete su Rete 4 a luna di notte, mezzanotte, certo, è un miracolo, ma per tutte le reti, perché come sappiamo le TV generaliste vivono un momento di grande, grande crisi, e quindi siamo molto contenti di questo, e abbiamo avuto per fortuna l'investitura da Mediaset a farne addirittura un'intera stagione, perché partiamo a ottobre e finiremo ad aprile, quindi è un intero palinsesto. Siamo molto contenti, ma non tanto per noi, ma perché riusciamo a raccontare in televisione storie che hanno bisogno di essere raccontate, perché ci si confronta quando ci sono storie forti che poi però hanno una luce e hanno veramente una luce in fondo al tunnel, quindi il nostro compito è solo quello, non abbiamo altro. Visto che abbiamo sì, introdotto questo argomento, sì, cara amichetta mia bella, intanto voglio ringraziare Alessandro Bacchiorri, che sì, devo dire il è stato il mio gancio. Grande, Alessandro, bravissimo, sì, grazie, perché insomma è stato poi lui ad intercettarti. E lui è anche conto, il mio social media manager, lo possiamo dire. Alessandro è un ragazzo, è un toto, è un in toto. Straordinario davvero. Allora, mentre il maestro intanto l'ho messo in crisi, non vorrei correre, no, se ci si riesce, ma guarda, 10 secondi, eh?
Lo so perché avete tutta la storia. Mi dai un re maggiore, vediamo. Eccola, dai. Oh, io sono il premio, anni, non sono questi do. Anni passati così, aridi, sterili, vuoti, e l'era delle immagini ci ha rubato il cuore, l'inventiva, le idee, le parole. Ma la sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca, che musica c'è? Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare e passa una canzone. Che bella dimensione! Ma hai fatto un bello scherzetto, Luca! Ma grazie, professori dedica. D'orchestra, grazie. Grazie, verrò picchiato da loro e poi da te. L'hai buttata in caciara, l'hai buttata in caciara. Senti, mi premia la vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, la professoressa Maria Teresa Letta. Vieni, Maria Teresa, grazie, grazie. Bentornata su questo palco, cara Maria Teresa. Che io spero di avere a piccole luci, ecco. Ci siamo parlate. Buonasera, professoressa. Vorrei che a questo punto Piero porgesse nelle mani della professoressa Letta il premio, grazie, ritiriamo il microfono, il premio Civiltà di Marsi. Grazie alla città di Avezzano, ospitale. Grazie, grazie a Silvia Salemi, grazie. Arrivederci, ciao. Lo prendo, molto volentieri. Grazie Silvia. Grazie. E grazie anche alla professoressa Letta. Bene, adesso la gara inizia con una splendida interprete ed autrice che ha già importanti esperienze alle spalle. Il brano si intitola Immenso, scritto da Francesco Verì, Michele Michelassi, Matteo Taratufolo e dalla stessa cantante in gara. Si parte davvero con Ilaria, Lauda Dio. Buonasera. Yeah.
Grazie Ilaria. Grazie. Bocca al lupo, grazie. Crepi il lupo, vive il lupo. Un brano dedicato allo splendido mare abruzzese, immenso, ha cantato la Frentana, Ilaria Laudadio. Ora tocca ad un giovane cantautore della provincia di Teramo, in gara con un brano che si intitola Ansia e Sapone. Si presta insomma a varie interpretazioni, Ansia e Sapone, scritto dallo stesso concorrente che è, c'è subito la clip di presentazione, Marcello Graduato. Ale! Marcello Graduato ha cantato Ansia e Sapone, una dedica ad una ragazza conosciuta da poco ma che già gli ha fatto girare la testa, ha cantato appunto il nostro Marcellino Graduato. Veniamo ora all'assegnazione di un altro premio Civiltà dei Marsi, che per questa seconda serata, una splendida coppia, simbolo della televisione e dello spettacolo. Noi siamo prontissimi ad accogliere questi straordinari ed amatissimi personaggi della nostra televisione. Prego! Una delle coppie dello spettacolo più amate in assoluto. Lei, ballerina, showgirl ed insegnante,
inizia la sua carriera come modella, poi attrice in importanti film d'autore come La città delle donne, diretta da Federico Fellini. In teatro invece recita accanto a Walter Chiari. In televisione appare nella storica trasmissione di Rai 2 Portobello con Enzo Tortora e successivamente è star a Drive-In, Domenica in, Buona Domenica. Lui, celebre ballerino e coreografo, è stato l'inventore del famoso Tuca Tuca, ballato a Canzonissima con Raffaella Carrà, ma è stato anche insegnante e partner di Lorella Cuccarini e altre celebri star televisive. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, finalmente posso darti un bacio, Carmen, grazie, bellissimi, straordinari, ecco grazie. Qua il buonasera. Microfono. Buonasera, buonasera a tutti. Ben arrivati, che gioia avervi qua. No, è un piacere. Che gioia. È un piacere, una... un evento meraviglioso, complimenti per grazie, tutto. Grazie Carmen, grazie. Poi bravissimo. Quando... grazie. Bravo, Enzo. Sì. Quando buone. Le cose durano per anni e anni e anni, si vede che... hanno sempre un grande successo. C'è il fiatone? No, ragazzi, hai ballato. Ma scusa, prova a parlare tu. Buonasera. C'è l'ossigeno da qualche parte. L'autoambulanza c'è. No. Due ragazzi. No, ma più che altro perché non lo facciamo sempre. Allora non siamo in allenamento. Anche perché non si balla più. Qui ormai si cammina. Non si fa. Noi invece abbiamo il balletto. Poi più tardi, anzi, sarò contento di farvelo vedere. No, in effetti può arrivare. C'è un po' l'ansia, non della prestazione che capirai. È la voglia di incontrare il pubblico. Uno balla subito e il fiatone è in dose raddoppiata. Il fiatone è normale. Okay. Ogni volta che uno si esibisce chiaramente c'ha sempre il pathos per vedere, ma il pubblico piacerà, non piacerà, gli applausi ci saranno? Ci sono stati. E come? Voi siete grazie. Molto nel cuore delle persone. Senti Paolo, io vorrei cominciare, visto che abbiamo una splendida coppia, una delle più amate coppie televisive, vorrei cominciare con Paolo, vorrei fare una sorpresa a Paolo anzitutto, ad Enzo Paolo Turchi. E... torniamo nel 13 novembre 1971, primo canale Rai, Raffaella Carrà e un giovanissimo Enzo Paolo Turchi lanciano il Tuca Tuca, lo abbiamo anche ricordato. Fu un grandissimo successo, riproposto più volte in tante trasmissioni. Prova un po' a guardare qui, guarda qui. Guardate. Grandissimo, sorpresa. Bello. Vieni Carmen.
Senti Enzo, questo ballo giudicato quasi osé per i morigerati costumi dell'epoca, in realtà è fra i ricordi artistici che maggiormente ti hanno caratterizzato, vero? Sì, sì, questo, che poi questo tucatucco è nato così per caso, devo dire che... Ma Don Lurio lo inventò, è vero? No, assolutamente no. Gino Landi. Ah, Gino Landi, grande coreografo regista, Gino Landi, che devo moltissimo a lui. Vero. E, niente, una sera con Gianni Boncompagni dice: fate un ballo semplice che possono ballare tutti, almeno questa puntata di Canzonissima, cambiamo qualcosa. Sì, sì, sì. Facciamo questo ballo che sembrava, si chiamava Tocca Tocca. Aia. No, sì, e poi c'era il maestro Pisano, che era sardo, disse tuca tuca in sardo e restò questo tuca tuca. Anche perché per i parrucconi dirigenti della Rai dell'epoca, insomma, tocca tocca significava andare a casa, no? No, ma ti dico, lo facciamo, arriva il, ti dico, tutto il direttore generale, tutti. Che fate? Sembra un ballo osceno, sì, assolutamente, giratevi, giratevi. C'era all'epoca la 2, la famosa 2, sì. Allora noi l'abbiamo ballata, almeno tutti storti, perché così almeno lei mi toccava qui e non sembrava... Ho capito, che stesse, okay, che stesse toccandomi i parti, e questo è... Poi ti devo dire che... grazie al Tuca Tuca abbiamo fatto pubblicità della Jeep, tutto quello. Grande Tuca Tuca, arriva. Mezzo mondo. Lo so. È entrato nel Guinness dei primati. Sì, lo so. Abbiamo fatto vedere qualcosa invece che era più recente, perché era Amore, trasmissione di Raffaella Carrà di 10-12 anni fa. Carmen, noi siamo tutti da sempre innamorati di te, tutti, e lo saremo per sempre. No, nel senso buono, Enzo Paolo, no. Ma perché non mi conoscete? Non è vero, bravo. Televisivamente voglio dire, bravo. No, beh, Carmen, una volta tanto è stata sincera. No, no, ma tu che mi conosci, infatti, non mi vuoi bene, non lei mi è come il dottor Jekyll. Da tanto tempo, no, vero? Sì, scusa, il dottor Jekyll va a casa e diventa un'altra persona. Quanti anni fa ci siamo conosciuti? Vedete, non parlo più. Finito. state buoni. Perché dura da 35 anni? Ma forse lei parla, io no. Quindi ecco il... Io parlo l'indispensabile, come fanno tutte le donne. Perché il giorno è di 24 ore, di più no. Anche tua figlia l'ha detto, la tua bella bambinella Maria. Posso mandare un bacio a Maria, un applauso a Maria che ci guarda dal camerino. Grande Maria. Ciao Maria, bambina dolcissima e meravigliosa. Ho dedicato adesso una... Io ho fatto una biografia tempo fa, sai, perché tutti gli artisti la fanno, per raccontare il percorso, il per passato, per raccontare un po' di cose, pochino, di programmi, cose. E adesso ho fatto il secondo libro, che si intitola Completamente Io, ma soprattutto il sottotitolo Volevo essere chiamata mamma, e quindi racconto questi ultimi 5 anni che ho dedicato a lei. So che stai per presentarlo, che vero? Presento alla Fiera del Libro Torino il 13 maggio, ed è, beh, mia figlia ci ha fatto rinascere, ci ha fatto vivere. Io ogni volta che parlo di lei mi commuovo e sono ridicola, però è il nostro senso della vita. Bravi, ecco. Bravi. Dopo anni di tutto, di successi, di carriera, di certo. La cosa più bella è lei. È Maria, lo sappiamo, abbiamo partecipato tutti, ci siamo anche commossi, insomma, quindi la bambina tanto su è grande, ho visto qualche foto. Anzi, spero poi di poterla conoscere di persona. Dicevo appunto dell'innamoramento di tutta Italia per te, Domenica Ini, Il Bagaglino, tanti film con Alvaro Vitali, Renzo Montagnani, Celentano Bozzetto, Gnazzi Villaggio, con il quale debuttarono a 16 anni. Qual è l'avventura in questo fantastico mondo dello spettacolo che però ricordi con maggiore entusiasmo? Abbiamo detto la mamma, ma io parlo dello spettacolo. Lo è la spettacolo, cosa che proprio, beh, dici. Sì, dunque, io ho fatto delle cose anche che sono state una diverse dall'altra, che questo mi ha arricchito tantissimo. Chiaramente la prima cosa importante è stato Drive In, perché mi ha reso, mi ha dato una popolarità nazionale, popolare, tutto, sì. Ma anche la rete stessa Italia 1, che prima faceva 300.000 telespettatori, ha fatto 3 milioni. Certo. Però poi ho fatto delle esperienze bellissime, vabbè, tutti sabato sera a Canale 5, sì, Grand Hotel, sì, anche quelli belli. Poi tutto questo sempre con lui, e che è una grande forza, una garanzia, ed è una cosa bella. E poi la Spagna, beh, io ho un mercato spagnolo, sì, equivalente, sì, un po' all'Italia. Quindi ho fatto Buona Domenica, ho presentato la prima diretta a Telecinco ed è stata una bella soddisfazione. Quindi diciamo che non mi sono fatta mancare niente. Bravissima e bellissima Carmen. Dunque, a premiarvi
un amico straordinario di questa manifestazione, componente anche della commissione artistica del premio. Colgo l'occasione per salutare intanto Anna Maria Flora, autrice di Mezzogiorno in Famiglia su Rai 2 ed eminenza grigia del Festival di Avezzano e del premio Civiltà de Mars, e vostra amica, l'amico del festival e di Luca e anche vostro, è Giuseppe Angelo Sante. Vieni Giuseppe. Giuseppe, insomma, so che tu vuoi salutare e dire qualcosina, prego. Buonasera a tutti, io ormai sono anni che collaboriamo io e te per questa manifestazione. È vero, sono grazie Giuseppe. Sono contento perché quest'anno ho avuto anche la fortuna di essere nelle sere precedenti nel backstage, quindi ho visto con i miei occhi quello che succede dietro le quinte di questo evento. Sei rimasto scioccato. Ma... Devo dire che non ha nulla da invidiare ad una trasmissione televisiva. Infatti mi auguro che tu possa ancora... riprendere quel ruolo che ti spetta, questo te lo dico proprio con stima e amicizia. Grazie. E grazie a questo tu puoi portare ospiti, possiamo portare insomma ospiti come Carmen ed Enzo Paolo questa sera, che l'ho fatto già prima ma lo voglio fare pubblicamente. Sì. Li voglio ringraziare perché io li ho contattati tramite la nostra amica in comune Anna Maria Flora qualche mese fa. E devo dire che sono stati disponibilissimi sin da subito, infatti ho parlato all'inizio con Carmen. Mi raccontavi con tutto, due persone meravigliose, quindi, è vero. Nonostante gli impegni lavorativi, appunto lo diceva prima Enzo, tornava da Palermo, è arrivato questa mattina da Napoli. Da Palermo proprio oggi. Vi volevo ringraziare perché oltre ad essere due grandi professionisti, ballerini, quindi hanno dato anche una gioia al pubblico che di solito li vedono dalla TV, questa sera hanno avuto il piacere di vederli insomma, dal vivo. E quindi per l'ennesimo anno abbiamo dato a questa manifestazione, a questo pubblico, quello che Avezzano e tutta la Marsica merita. Grazie Giuseppe, grazie. Io a questo punto voglio, sì, ti libero le mani perché la nostra splendida Francesca abbraccia il premio Civiltà dei Marsi che per questo 2018 viene conferito a Carmen Russo e ad Enzo Paolo Turchi. Ciao, grazie infinite. Partire dal territorio, dalle nostre eccellenze, intercettare le opportunità e trasformarle in idee di sviluppo concrete. Questa terra è uno scrigno di risorse sulle quali investire e noi lo facciamo da sempre, con passione e professionalità. Siamo accanto a quelle aziende e a quei lavoratori che ogni giorno inseguono i propri sogni. Investi in Industria 4.0 con i piani di ricerca e sviluppo. È il momento di cambiare. Migliora la tua impresa e fai crescere il tuo lavoro. Vieni a scoprire le nostre soluzioni. Gruppo Sicurform. Sviluppo e innovazione del lavoro. Adesso lo riprendiamo con la gara dalla Basilicata, che poi è anche la terra del nostro storico scenografo Mario Garrambone. Arriva un giovane cantautore con una canzone dedicata al più nobile dei sentimenti, l'amicizia, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Tiziana Buttari, con il brano Un caffè in gara, Mad Loco. Ed oggi un altro giorno delle giornate insieme a te, davvero un gran ricordo, le chiacchierate interminabili e buone e profondo. Io so che non affondo quando mi tendi la tua mano e con la mente poi ritorno alla realtà. Mi do uno sguardo attorno, ti vede e dici ciao fratello, adesso a casa me ne torni. Fossi tu ma sei scappato e penso ne esco come un matto da legare, ma io never give up. Mi richiami tu e mi dici non starei capao, andiamo allo stadio a sostenere e fare sconto. Due, tre birre, cinque litri, stiamo a posto nel club. Nel frattempo io rifletto a quanto grande sarò. Tutto è bene che va a scala, due a due dicevo. Sicuro so che in testa non dimenticherò delle giornate passate insieme pro. Alla mattina un caffè, fè, con le sigarette. Facciamo un filone, le scommesse per te, se alla mattina un caffè, con le sigarette, te, facciamo un filone, le
vola il tempo e volano le ore. E anche se fuori batti forte come già che il sole, dentro di me sembra che tuona l'acqua e piove. E passo giorni a pensare qual è il senso della vita. Forse lasciare il segno prima che sia finita. Trasmettere ricordi a chi per noi l'ha impreziosita. Quella persona che ti ha fatto incontrare il fato. Per caso mutarla nella tua bevita. Mi sento quasi un attore, un sole fautore come un demolitore. Spazzo via pensieri lenti, un sole evasore. Qui dentro questo film dell'orrore. Ci sento a farmi compagnia qualsiasi sia il momento. La triste riesce sempre a trasformarmi in contento. Solo scherzando, bestemmiando come a Trento. E mi pensi ste giornate frate, alla mattina un caffè. Tante volte sono stato in Basilicata, Mario Carrambone, il nostro straordinario scenografo, viene da lì e ci onora della sua presenza da 19 anni. In bocca al lupo, mi raccomando, grazie per questo caffè, ma lo vado a piglia. Ok, grazie per il caffè. Caro Medlaco, in bocca al lupo. Ricco e variegato il curriculum della prossima concorrente che si ride fra studio, brave, palcoscenico, come te, nessuno mai. Quello che dico sempre a Tiziana Buttari, eh? Oh, come te nessuno mai, scritta da Bruno Illiano e dalla stessa concorrente da Bozzuoli, arriva Desi Russo. Oh,
Prenditi l'applauso, Desi. Intanto complimenti in bocca al lupo a Desi Russo, che ha deliziosamente cantato il motivo "Come te nessuno mai". Bene. E viva la moda che mantiene le donne volubili, soavi, leggere, anche quando vorrebbero essere profonde, un aforisma del celebre stilista Valentino per la nostra prossima bella pagina festivaliera. Per voi. Key Easy, la donna e l'universo femminile. Giovane, dinamica, sportiva, classica e speciale, la donna Key Easy, in corso della Libertà 59 ad Avezzano. Con le acconciature di Filiberto Figliolini. Complimenti ragazze, complimenti, permesso, veramente stupende, un quadro moda mozzafiato, casual, sportive, eleganti in questo caso, ma pur sempre speciali e ben riconoscibili le donne Key Easy, nuova dinamica boutique della cordialissima Alessandra Capodacqua, che ringrazio molto e che vi aspetta insieme alle sue bravissime collaboratrici Antonella e Anna in corso della Libertà 59. Congratulazioni per le acconciature allo storico
parrucchiere del festival, Filiberto Figliolini, storico partner davvero, e grazie per il make-up alla bravissima Federica Figliolini e allo staff Body Services. Come sempre è il numero uno, il migliore, il più bravo di tutti per la regia moda, Ivan Giampietro. Grazie Ivan. Ragazze meravigliose. Ed ora un riconoscimento speciale, un premio Civiltà dei Marsi speciale ad una straordinaria realtà imprenditoriale, ma di matrice abruzzese e marsicana. Stiamo per conferire, infatti, il premio ad un'azienda prestigiosa, al primo posto mondiale nelle vendite di un elettrodomestico che è un vero e proprio cult, il più amato in assoluto. 100 filiali ed oltre 2000 collaboratori per i due imprenditori avezzanesi che stiamo per premiare, che sono leader indiscussi in Italia, in Svizzera e Malta. L'azienda marsicana, ma dal successo internazionale, la Kirby Elite Division. Sono con noi i due supervisori, Rino Arduini e Barbara D'Antonio. Buonasera. No. Grazie cari amici intanto per essere qui. Barbara mentre scendeva ha detto: senti Luca, sono emozionata, state tranquilli, grazie per essere qui con noi e complimenti davvero per tutto. Un grande orgoglio poter insignire un'azienda marsicana con una storia così importante, che in un momento congiunturale così delicato rappresenta invece una speranza e costituisce uno sprono per molti. Rino, in una parola, Kirby è un successo eclatante, planetario, e questo è noto e risaputo, ma cosa si cela in realtà dietro a quell'autentico gioiello del mondo degli elettrodomestici? Innanzitutto buonasera a tutti e voglio farti complimenti Luca, perché sei veramente straordinario. Grazie Rino. 24 anni dimostrano che è un, diciamo, un festival molto longevo e ti faccio veramente i complimenti. Grazie Rino. Luca ormai è diventato un nostro partner, che sei un presentatore, secondo me sei molto molto bravo. Grazie. La nostra azienda, Luca, è un'azienda presente in tutto il mondo, siamo presenti in più di 70 nazioni, esiste dal 1914, quindi sono esattamente 104 anni, e la nostra azienda offre un'opportunità grandissima. Personalmente ho iniziato 22 anni fa, il mio paese è Capestrano, il paese di mia moglie è Canistro, ma ormai è come se fossimo marsicani, avezzanesi, perché viviamo qui ormai da naturalizzati da tantissimi il guerriero anni. Di Capestrano, insomma, il guerriero di Capestrano. Okay. E la cosa bella che ci tenevo a dire è che Kirby, diciamo, ha portato la città di Avezzano in tutto il mondo, che noi, come dicevi prima, gestiamo il mercato italiano di Malta e della Svizzera, e negli ultimi 5 anni per ben 4 volte siamo stati la prima divisione al mondo per quanto concerne le vendite, quindi è un risultato veramente straordinario. Bravi. E portiamo il nome di Avezzano dappertutto. Io viaggio spesso, sono spesso negli Stati Uniti, dove è l'headquarter, il quartier generale, spessissimo in Europa, e Avezzano, grazie a questa realtà, insomma, è conosciuta. È vero. Questo è Kirby. È più nota nel globo. Cara Barbara, Kirby, lo dicono i dati e i fatti, è l'aspirapolvere leader del settore e non ha competitor di fatto. Ma non è solo questo, anche e soprattutto opportunità, legami, affettività, ed è una grande famiglia che lavora costantemente in sinergia per il conseguimento di grandi obiettivi. È così? Esatto. Buonasera. Allora, sì Luca, esattamente è così. Kirby, al di là dell'aspirapolvere, dalle prestazioni indiscusse, è una realtà lavorativa molto interessante, stimolante. Ogni giorno molti giovani si avvicinano a Kirby per un'esperienza così provvisoria, per poi invece lasciarsi prendere da questo mondo un po' così particolare, affascinante e anche, se devo dire, molto difficile, il mondo della vendita diretta. Il compito mio e di Rino è quello di aiutare questi ragazzi in questo percorso e stimolarli ovviamente con dei obiettivi sempre, nuovi, sempre più importanti, o premiarli poi quindi con una carriera meritocratica che li catapulta in ruoli manageriali, se non addirittura imprenditoriali, ovviamente con un occhio sempre attento a quelli che sono valori importanti che poi ritorneranno utili anche nella vita di tutti i giorni. Insomma,
Kirby, non siamo solo quelli dell'aspirapolvere, ma siamo una realtà da guardare con un occhio un po' più attento. Sembra quasi un sottotitolo, non sia, Kirby non siamo solo quelli dell'aspirapolvere, esatto. Bene, che funziona molto bene. Molto bene. Allora, grazie, grazie, guarda, io voglio avere l'onore e il piacere infinito, grazie, di conferirvi, mettiamoci qui che siamo proprio nella crocettina dell'illuminazione massima per il nostro direttore della fotografia Dino Poloni. Voglio conferirvi questo premio Civiltà dei Marsi speciale, appunto, per tutto quello che ci avete regalato fin qui e per quanto farete ancora nei prossimi 100 anni. Grazie. A Rino Arduini, grazie, a Barbara Luca. D'Antonio, a Kirby Elite Division, un premio Civiltà dei Marsi speciale. Grazie. Bellissimo. Congratulazioni. Grazie a voi e al vostro staff di cuore. Grazie, grazie. Geox, fascino senza tempo. Geox, respira lo stile di un'eleganza intramontabile. Geox, by Antonio De Luca, al centro commerciale I Marsi. Ad ogni edizione del festival ricordiamo sempre con affetto i personaggi che sono venuti a trovarci in così tanti anni. Il nostro regista ci sta mostrando ora orgogliosamente alcune delle decine dei destinatari del premio Civiltà dei Marsi. Vorrei dirne, citarne qualcuno: Loretta Goggi, Carlo Conti, Pippo Baudo, Costanzo, la Cuccarini, e Giancarlo Magalli, Claudio Lippi, Erika Bonaccorti lo scorso anno, Elena Sofia Ricci, insomma io adesso non riesco neanche a Gianni Letta, Lino Banfi, li abbiamo avuti davvero tutti, non soltanto carpendoli dalla televisione, dallo spettacolo, ma anche dal mondo dell'arte, della cultura, della danza e dell'attualità. Ora, un altro ospite davvero straordinario per il premio Civiltà dei Marsi, celebre direttore d'orchestra e non solo. Ecco chi sta per arrivare su questo palco. Celebre direttore d'orchestra e compositore, molto noto di moltissimi spettacoli televisivi. Ha diretto l'orchestra di Sanremo Giovani ed è stato membro della commissione del 54esimo Festival di Sanremo, dove ha diretto fra gli altri Riccardo Cocciante e Il Volo. Ha curato gli arrangiamenti e diretto l'orchestra in molti programmi Rai. Autore e direttore musicale di The Voice of Italy su Rai 2, è stato anche il direttore artistico del celebre programma Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Il maestro Leonardo De Amicis. Leonardo De Amicis, grazie direttore, buonasera, buonasera. Che presentazione. Ti è piaciuta? Bella. Sono contento, bella, sicuro? Grazie. Oh, allora grazie. Posso insomma prendermi la paternità, dai, insieme a Giancarlo Di Mangrazio. Il grande maestro Leonardo De Amicis con noi al Festival di Avezzano, finalmente. Leonardo, io ti ringrazio personalmente perché insomma nel novero degli illustri assegnatari che hai sentito, abbiamo ricordato, del premio, tu mancavi. Tu sei il direttore artistico della Perdonanza Celestiniana del 2018. Qualche anteprima piccolina, insomma oggi ci siamo sentiti al telefono proprio sulla Perdonanza Celestiniana, se si può dire qualcosa. Ah, no, non ti posso dire niente, cioè, nel senso. Come ci risposto proprio all'Aquilana. Oh. Una cosina piccola. Allora, guarda, sicuramente si parla di una rivoluzione di Amicis. Ma la rivoluzione è una rivoluzione, scherzo, se poi, una rivoluzione, se poi hai letto bene, che ha bisogno e necessita di tempo. Certo. Un mandato di 3 anni. Sì, sì, e sì, piano piano, ripartendo dal territorio, mi piacerebbe coinvolgere tutti i miei colleghi del territorio, quindi abruzzesi, dell'Aquila, della provincia. Ripartire dai talenti, sì, e parametrarli e fare dei crossover, fare degli incontri tra le personalità nazionali e noi. Insomma, le produzioni, cioè facciamo delle produzioni, cioè non compriamo, produciamo e mettiamo in scena. Un po' come hai fatto tu con questa roba qui, con questo bel festival. Ah, guarda, io ti voglio dire, non ce lo diciamo mai, no? Perché stiamo sempre di qua. Sì, è vero. Ero seduto là, sei bravissimo, non te lo, cioè, non, ti ho da spettatore, ti osservavo, sei una bravura incredibile. Cioè, parli veloce, vai. No, cioè. Vabbè, caro Leonardo, so che con la complicità di questa splendida orchestra hai voglia di regalarci qualche emozione. Sei pronto? Sì, allora. Prego. No, io l'ho preparato tutto, okay, eh. Sì. Dove lo portiamo? Io li impegno un minutino e mezzo, sì, perché prendo il premio, ma vi lascio questa cosetta qui, che è un piccolo gioco tra la musica classica e la musica rock.
Sì, tra l'altro, ecco, quindi dirigerai l'Armelis Avezzano, sì, Festival, sì, Orchestra, eseguendo la versione rock sinfonica. No, una cosa che ho scritto così per giocare un po'. La disannunciamo dopo. La disannunciamo. Posso dirlo proprio bello? Ti posso dare il microfono? Come no? La dico proprio Sanremo. Grazie, Piero. Perfetto, benissimo. L'Avezzano Festival, Armelis Avezzano Festival Orchestra, diretta, che soddisfazione, dal maestro Leonardo De Amicis. Bravi, 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 straordinari. Leonardo De Amicis, grande, grazie Leonardo. Maestro Corrado Lambona, grande, grande. Ragazzi, stand up, stand up, stand up. L'Armelis Avezzano Festival Orchestra. Grazie maestro Lambona, complimenti, complimenti Corrado. Tiziana Buttari. Leonardo, a premiarti Susanna Lombardi della Onlus Amatrice, siamo noi, per rimanere in tema invece di L'Aquila, di Amatrice, e Pasquale Di Toro, un imprenditore volontario dal cuore d'oro, sembra quasi una rima baciata. Io intanto li invito a raggiungermi, grazie, grazie, vieni Susanna, vieni. Ecco qua, Susanna Lombardi e Pasquale Di Toro, buonasera Susanna, prego, Pasquale, bentornato. Io voglio... e approfitto proprio della presenza di un nostro corregionale illustre che poi abbraccia un paio di regioni, Leonardo, l'abbiamo acclarato. Voglio salutare, insomma questa cosa mi emoziona anche un pochino, Claudio Leonetti, autore del libro Tutto il bello che c'è, Giancarlo, te lo faccio vedere come per i premi, un diario di memorie, ricordi e riflessioni profonde, riportate in questo diario da un giovane di Amatrice che il 24 agosto
2016, al terremoto, ha perso tutto, i suoi genitori, sua sorella e la sua fidanzata Anna. Una cosa però non gli ha strappato il terremoto, la speranza. Io so che Claudio è qui, lo facciamo soltanto salutare. Claudio, se vuoi ti alzi e ti faccio inquadrare. Claudio, sai perché ho voluto dire questa cosa? Tu lo sai, proprio davanti a cotanta eminenza musicale, perché tu sei un musicista e questo libro, questo diario che è in vendita, possiamo acquistarlo, perché i proventi andranno a questo ragazzo che vorrebbe tanto, avendo perso tutto, continuare almeno gli studi da bravo e talentuoso musicista. E siccome il maestro De Amicis... Io intanto, se tu me lo consenti, vorrei donarlo al maestro De Amicis. Ha appena detto che vorrebbe, Susanna è già emozionatissima, che vorrebbe includere i talenti e gli artisti. Vediamo che succede, chi lo sa. Dai, va bene. A buon rendere. Susanna, Amatrice siamo noi, Onlus dal cuore grande, Avezzano e il Festival di Avezzano hanno fatto molto, non hanno fatto tantissimo, ma tutto quello che si è potuto fare, ma siamo qui ancora per continuare a perorare questa causa. Nel foyer del teatro c'è la possibilità di acquistare i prodotti straordinari enogastronomici di Amatrice. E ovviamente i soldini vanno a finire alla Onlus, che voi sapete ha proprio come mission degli obiettivi da raggiungere. Molti già sono stati raggiunti. A che punto siamo? Che cosa ci puoi raccontare quest'anno come novità? Allora, grazie Luca. Dopo quello che hai detto, per me, lo sai, ormai mi conosci, una grandissima emozione. Grazie perché dopo purtroppo il tremendo terremoto è il secondo anno che ci sei veramente vicino. Con tutto il cuore. È un onore per me premiare il maestro. Niente, Amatrice siamo noi, nasce una settimana dopo il terremoto. Vero. Porta avanti progetti esclusivamente concordati con l'amministrazione di Amatrice e con il sindaco Pirozzi. Abbiamo realizzato l'anno scorso la ristrutturazione del palazzetto dello sport. Sì, 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 sì. Quest'anno siamo pronti per realizzare un'area verde delle nuove sì, casette, dei sì, nuovi sì, risai sì, che sì. sono arrivati. Antistante le casette, sì. E da dicembre abbiamo aperto qui ad Avezzano un punto vendita dei prodotti tipici di Amatrice. Cosa facciamo noi? Tutte le settimane andiamo su ad Amatrice, andiamo dai commercianti, dai produttori. Ad approvvigionarvi. Prendiamo i prodotti e li portiamo qui ad Avezzano per aiutare la ripresa dell'economia, perché Amatrice è rimasta completamente isolata. 69 frazioni che la circondavano, che portavano l'economia, purtroppo completamente rase al suolo. Quindi cerchiamo di fare il tutto. Il nostro motto è più duri delle pietre, più testardi dei muli, da bravi montanari. E quindi portiamo avanti questo progetto. Grande Susanna. Pasquale, tu ti sei distinto sia all'Aquila quella notte del 6 aprile di 9 anni fa, sia da Amatrice, ma poi insomma devo dire sei sempre presente da abruzzese, un po' marsicano, un po' peligno, tu questa cosa ci tieni sempre a ricordarla, però c'è ancora tantissimo da fare, ecco, proprio un tuo breve commento per cercare di spronare anche altri sensibili imprenditori come te a rimboccarsi le maniche, perché dobbiamo capire, come ha detto Susanna, che lì ancora c'è nulla, meno di nulla. Sì, in effetti sembra molto abbandonata. Noi parliamo sempre Amatrice perché la rendiamo come capofila, sì, certo. Però naturalmente Accumoli, Arquata. Pescara del Toronto, Arquata certo. E via vai. Diamo veramente una mano e creiamo turismo. Quando dovete andare a fare turismo in qualche parte, facciamolo lì, che sono dei posti meravigliosi, si mangia veramente divinamente, è vero, bene. È vero, è vero. Altro che devo dire, non posso che complimentarmi con un grande maestro e speriamo che qualche volta ci onori di questa cosa anche ad Amatrice, anche lei. È una promessa. È una promessa. Grazie. Claudio, lo abbiamo detto, lo abbiamo detto. Allora, io vorrei che intanto vi libero le mani dei microfoni, caro Pasquale, grazie Fide. Susanna, raggiungi se vai da questa parte Pasquale, perché a quattro mani, perfetto, sarete qui pronti ad insignire il maestro Leonardo De Amicis. Sono contento, fatemi vedere bene il premio realizzato ai bravi ragazzi del Belisario.
se hai bisogno ti libero le mani. Leonardo, vedo che tu ce la fai e ti vedo anche un po' emozionato, un grande professionista, un caro amico che sono orgogliosissimo di aver ospitato. Per che cosa? La formula è quella: per il conferimento del premio Civiltà De Marsi a Leonardo De Amicis. E non è finita, che cosa c'è però? Sorpresa questa qui, eh? Sì, sì. Sorpresa, ah, caramba! Allora, l'associazione Amatrice Siamo Noi vuole omaggiare il maestro De Amicis con qualche prodotto tipico di Amatrice che poi voi potete acquistare qui fuori. Ha bisogno di un'altra mano, ce la fai? Forse col sacchettino, No, volevo ringraziare ancora, cioè, non ho parole. Ecco, ti vedo emozionato, Leonardo, non è da te. Ci sono i prodotti tipici e in questi kit noi mettiamo anche i kit per fare la matriciana in casa con la ricetta incorporata. Ecco qui. Leonardo, buona matriciana, ricordati di noi, ricordati di Claudio e grazie per questo tuo passaggio ad Avezzano. Viva grazie, Leonardo De Amicis, grazie, a tutti. Grazie Pasquale grazie, Di Toro, Luca. Grazie Susanna Lombardi, viva Amatrice! GP Automobili, concessionaria Citroen e DR Motor. Il cliente, prima di tutto. Tra un minuto torneremo alla gara Canora, ma anche stasera vogliamo ricordarvi quali saranno i premi che andremo ad attribuire ai vincitori scelti dai nostri bravissimi giurati. Vai mitico Giancarlo Di Pangrazio, prego. Ai vincitori. Premio Malandra strumenti musicali in memoria di Giuseppe Malandra. Premio Rivelazione Nuovo Ambiente. Arredamenti interni ed esterni per creare, progettare e realizzare. Premio Farmacia Di Gregorio e Sanitaria Ortopedia di Gregorio Orlandi al miglior testo. Premio Originalità 3 Store di Catiuscia Letta e Luca Ranieri in via 20 Settembre e in via Roma ad Avezzano. Premio all'immagine Sabatini Beverage and Food by Luciano Sabatini. Dal 1926 i numeri 1 nel settore bevande e alimenti. Nuova sede nei locali ex Palaghiaccio. Al primo classificato il sipario d'argento Perrone 2.0. Nuovo grande showroom. Vivi la Maison. Ma quanti bei premi grazie a queste aziende che ogni anno ci garantiscono questa partnership, grazie di cuore dal più profondo. A questi si aggiungono però altri premi elargiti dall'etichetta Lula Records di un bravissimo autore e produttore pugliese, Luca Laruccia, mio concorrente tanti anni fa. Bravo Luca. Il vincitore per esempio avrà diritto ad un brano inedito completo in omaggio per gli altri protagonisti della classifica Agevolazioni Artistiche ed Economiche. Moltissime le esperienze nel campo musicale canoro per il prossimo cantante in gara. Il brano con il quale torna al festival si intitola Il posto in prima fila, scritto dagli autori Lambona e Di Felice. A scaldare gli animi arriva Lorenzo Martelli. Non ci sei.
forte e abbracciami in questa notte. Mi hai dato una parte di te ed io ti porterò sempre con me. È la mia voce che canta per te, il tuo posto è in prima fila, così lasciarmi non potrai, anche ora che non ci sei. A te, arriva l'eco delle mie parole, a te, un amore infinito quello tra un nipote e il suo amatissimo nonno. Il posto in prima fila ha cantato Lorenzo Martelli. Tocca ora a quattro bravi musicisti ad un magico interprete. Il brano con il quale gareggiano è Soli e dispersi, scritto da Carlo Alberto Ippoliti, Alessandro Palumbo, Emanuele Di Carlo, Davide Pisegna e Mirko Rossi. Sul palco, in gara, arrivano i Master Blaster! Vedo che ci sei, come il sole che non può morire mai, non ti puoi fermare, prendi quello che ti può servire e vai. Vai. Ora che ci sei, che non guasta mai, anche se vorrei essere il timone a guida dei tuoi guai, guai. Noi sempre più intensi, su di noi vanno dai giudizi mai, affetti dai pezzi di tutto che c'è stato già e che mai nessuno scorderà, sicuri del domani come la stella che non può cadere mai, perché non è normale, esplodano di colpo i sensi persi ormai, ormai. Noi senza paura ormai
segreti dell'libertà. La vita è ancora qua, si prende tutto in no. Non puoi tirarti indietro mai se perdi tutto quel che hai. Grazie, 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 grazie. Hanno cantato Soli e Dispersi in gara. In bocca al lupo a questi ragazzi che poi si sono messi insieme e hanno voluto quest'anno partecipare al festival. Grazie davvero di cuore. La moda? Beh, in fin dei conti è soltanto una dolce epidemia creata d'arte, e questo era solito ripeterlo il celebre premio Nobel irlandese George Bernard Shaw. Insomma, adesso arrivano le mie, le vostre, le nostre amiche Dorabella. Dorabella, tutto l'abbigliamento donna anche in comode taglie. Glam, brio, qualità e fantasia, tutta al femminile. Dorabella donna, classe e raffinatezza. In Corso della Libertà 28 ad Avezzano, con le acconciature di Filiberto Figliolini.
Semplicemente stupende, grazie, mosse dirette abilmente da Ivan Giampietro, caro amico e regista moda noto a livello nazionale. Grazie per queste coreografie, bellissime fashion, le mie amiche Dora Bella, importante, importantissimo franchising nazionale, presente con grande successo ormai da anni ad Avezzano, nel cuore della città, in Corso della Libertà 28. Brave e belle, le ragazze, fantastico lo staff, davvero quando si entra in questa boutique che è soltanto femminile, però devo dire che accolgono sempre tutti, e è come se uno stesse nella propria casa, o casa di amici e di amiche care. Ringrazio infatti queste tre splendide ragazze, donne che gestiscono la boutique, la squisita responsabile anzitutto Tonia e le sue bravissime collaboratrici Deborah e Fernanda, davvero fanno sempre sentire come casa le loro fortunate clienti, amiche, le amiche Dorabella. Grazie care donne, grazie care amiche. Ora voglio però presentarvi, nel ringraziarvi intanto con questo applauso, nel farvi complimenti, ci vediamo ovviamente in un'altra bella occasione, siete stupende anche con questi accessori, grazie. E adesso voglio presentarvi orgogliosamente, come ho sempre fatto, lo staff dei parrucchieri e dei truccatori, con noi coordinati da Filiberto Figliolini, gli acconciatori APA, Magnese, Pasquale, Anna, e per il make up Federica Figliolini e Melania Luzzi. Bentornato ad una manifestazione che ti appartiene, perché sei sempre stato splendido, professionale, ne hai fatte tantissime di edizioni, sei poi un professionista silenzioso. Filiberto, intanto per te è una grande emozione, perché tu sei stato con me per tantissimi anni, bentornato. L'abbiamo vissuta, cioè l'ho vissuta insieme a te, questa esperienza che sono tantissimi anni. Vero. È un piacere tornare qui sul palcoscenico insieme a te. Anche per noi. E è un piacere rimettersi al lavoro sempre dietro le quinte, perché sono sempre quelle sensazioni uniche, belle, uniche, vero? Sì. Tanto siete stati meravigliosi, anche le mie modelle contentissime, perché vi si vedeva ma quasi non vi si sentiva, o viceversa, perché c'era il tocco magico dei truccatori, dei parrucchieri, tutto bello, tutto molto bene, complimenti. Dunque, io è vero che ho citato questi ragazzi che stanno studiando, ai quali faccio un applauso del pubblico di in bocca al lupo, mi raccomando, preparatevi ad essere il futuro, bravi. Ma senti Filiberto, Federica, è vero che io ho salutato questi apprendisti, però vorrei con voi insignire invece una grandissima donna che con i suoi 80 anni e oltre, portati meravigliosamente bene, ne ha trascorsi più di 50 nel suo salone. Ci sarà un oh del pubblico, perché tutti la conoscono. Spazzole Fon per tutta la vita, risultando guida per molte generazioni di acconciatori. Lei è dietro le quinte e mi ha detto con la sua verve: ma perché mi hai fatto alzare dalla prima fila? Perché non riuscivo a salutarti, quindi ti volevo un po' vicino a me. Non penso che sia riuscita a bersi questa cosa, ma sicuramente sarà una piacevole sorpresa per tutti insignire un mito, la signora Maria Lorusso. Accompagnata pure da un bel ragazzo, Maria, io voglio intanto un bacio grande, perché ti ho detto una bugia. Ti ho detto una bugia bianca, vicino si abbraccia giustamente i figliuoli. Maria, mettiti qui accanto proprio a Filiberto. Allora, insomma, tu, vabbè, veramente ho detto che una vita, 50 anni è il tuo salone, ma tu hai lavorato molto di più di 50 anni. Ho amato il mio lavoro come si ama una persona per la vita. Vero. L'ho amato sempre. Mi hanno dato il benessere, mi hanno dato la possibilità di crescere una famiglia grande, da sola, senza l'aiuto di un uomo vicino. E sono felicissima adesso di essere qui con i miei figli, che sono l'orgoglio della mia vita. Allora, intanto, questo è un momento molto bello. Non aveva mai, tutto sommato, ricevuto un encomio così pubblico. Allora, perché non concertare e pensare ad una targa d'onore di merito, con stima, amicizia e gratitudine, alla signora Maria Lorusso. Te la consegnano i figliuoli e tutti quanti noi. Grazie Maria! Grazie, grazie Filiberto. Grazie a te. Grazie a voi e buon lavoro, perché è stato ancora buonasera un onore. Ciao ragazzi, in bocca al lupo, auguri per tutto. Ed ora un regalo a tutte le donne, sta per arrivare un attore amatissimo,
e molto popolare, è bravissimo. Io che ho la fortuna di conoscerlo, devo dire è anche e soprattutto un bravissimo ragazzo. Eccolo il nostro prossimo premiato. Teatro, cinema e televisione sono le sue grandi passioni. I maggiori consensi li ottiene lavorando in numerose fiction TV, ma l'apice del successo lo raggiunge con le serie TV Distretto di Polizia, Incantesimo e Ris Delitti Imperfetti, dove interpreta il ruolo del capitano Riccardo Venturi. Recentemente è stato fra i protagonisti del Grande Fratello VIP e della seguitissima fiction Furore su Canale 5. Lorenzo Flaherty. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Luca. Ciao Lorenzo. Ciao, ben arrivato. Grazie. Hey. Oh, Luca è il mio è il presentatore mio preferito, insomma, per cui un grandissimo applauso. Ci conosciamo da tantissimo tempo. Grazie. E veramente è nel mio cuore, così com'è nel mio cuore questa splendida regione. Grazie, grazie. Io tutte le volte che torno in Abruzzo è come se tornassi a casa. Grazie. Grazie Lorenzo, ho appena detto che sei davvero non soltanto il grande attore che tutti conosciamo e che apprezziamo, ma sei veramente uno splendido ragazzo dentro oltre che fuori, perché grazie, insomma, per il ragazzo. No, cerco di mantenermi sì bene. Sì, che sei un ragazzo. Grandissime fiction, grandi soddisfazioni, bellissime attrici con le quali hai lavorato, che hai avuto al fianco, tanti ruoli, ma tanti personaggi. Ma quando ti si nomina Lorenzo, per tutti comunque sei ancora il carismatico comandante Riccardo Venturi della serie televisiva Ris Delitti Imperfetti, combattivo, ostinato, autorevole ma mai arrogante. Ti somigliava Venturi, Lorenzo? Beh sì, Venturi devo dire che ho messo molto di me, insomma, mi appartiene molto come personaggio. Sono stati 5 anni straordinari, fantastici. Abbiamo fatto conoscere poi tra l'altro un reparto investigativo che era appunto il RIS, che non si conosceva, no? Vero. E invece abbiamo fatto conoscere una realtà che non è seconda neppure a Scotland Yard o a tantissime altre vero. Strutture simili, insomma, che sono in altri paesi. Certo. Poi a livello di fiction è stata una grandissima sorpresa, perché eravamo consapevoli di aver fatto un bellissimo lavoro, e però ancora non ci mettevano in onda. Allora io e il grande regista Alexis Sweet vedevamo tutte le sere il girato, che oramai era diventato il montato, e dicevamo: ma questo è fantastico, questa realtà. E poi quando ci hanno comunicato che sarebbe andato in onda, avevamo molta eravamo tesi, insomma, forse avevamo anche un po' pressione. Di sana paura. E mi ricordo la mattina dopo non aspettai neanche il messaggio di Mediaset, perché era sul canale 5, degli ascolti. Andrai, come si fa con le carte, a poker, no, al televideo, e vedo una cosa e dice: no, ma secondo me non, c'è qualcosa che non va in me, è un sogno. Beh, detiene credo ancora il record come lunga serialità, fece 8.648.000, una cosa del genere. Ce lo ricordiamo. Fu un grandissimo successo. E grande Lorenzo, ragazzo di spessore. Lorenzo, tu prima che arrivi il premio, tanto poi grazie Francesca, tu so che ami dire una cosa, tu ci vuoi molto bene, hai girato tantissime fiction anche nella nostra regione, che ami moltissimo, e hai partecipato anche al nostro dolore per Amatrice e per L'Aquila. So che ci tenevi a dire questa cosa mentre ci raggiunge il consigliere regionale Lorenzo Berardini. Ti vieni Lorenzo? Grazie. Lorenzo sono contento. Ho fatto scopa, volevo come dire, si dice. Luca, io sono molto legato a questa terra, perché uno dei miei primi lavori, che si chiamava La Montagna dei Diamanti, che era un primo lavoro importante di Canale 5, lo abbiamo in buona parte girato in Abruzzo, e così era un bellissimo inizio di carriera, insomma. Sì. E mi ricordo sempre quel bel periodo, per cui questa regione mi è nel cuore, così come mi ha stretto il cuore nel 2009, ma anche nei recenti, anche in altre location, insomma, di questi episodi purtroppo, ahimè, drammatici. E niente, volevo soltanto ricordarlo per tenerlo sempre presente. Questa è la cosa più importante. Grazie, grazie.
infinite, caro Lorenzo. E poi volevo dire un'altra cosa. Prego. Questo è un premio prestigioso che, come tu prima hai mostrato, insomma, di tantissime personalità che sono passate su questo palco per ricevere questo premio. Sì, io sono veramente, veramente molto orgoglioso e vi ringrazio di essere qui e di prendere questo premio meraviglioso. Grazie Lorenzo, grazie davvero di cuore. Ti premia un altro Lorenzo Bernardinetti, consigliere regionale. Francesca, nelle mani di Lorenzo, appunto consigliere, nelle mani invece del nostro amico attore Lorenzo Flaherty. Grazie Francesca, grazie. Ventiquattresimo Festival di Avezzano, in collaborazione con Kirby, quando si parla del migliore. Sabatini Beverage and Food, by Luciano Sabatini, dal 1926, nuova sede nei locali ex Palaghiaccio. Tre Store, di Catiuscia Letta e Luca Ranieri, in via 20 Settembre e in via Roma d'Avezzano. Euroconic, nucleo industriale Avezzano. Nuovo Ambiente, arredamenti interni ed esterni. Pinguino Nuoto Avezzano, dal 1985. Cece, ristorante e braceria by Angelo e Franca ad Avezzano. Clinic iPhone ad Avezzano in via Corradini 94 e all'Aquila in via di Vincenzo 2. Famaplast, dal 1979, passione di famiglia. BP Energia, energia combustibile. Chips and Food, ristorante americano per giovani e famiglie in via Trieste, nel cuore della città. Acqua e sapone, oltre la convenienza, ad Avezzano e Cappelle dei Marsi. Caffetteria Le Folie, via Gramsci Avezzano, dietro la cattedrale. Ristorante e pizzeria Mister Fanta 2.0, la fabbrica del gusto. Di Cesare Design e Arredi di Cesare. Arredo moderno e classico, Avezzano e Civitella Roveto. Grandi magazzini Cinelin, Cappelle dei Marsi. Ristorante Il Teatrino, cucina tradizionale, prodotti locali, di fianco al Teatro De Marsi. Gruppo D'Amore, consulenza globale. Residence Le Ginestre, in via delle Ginestre ad Avezzano. OMG, Casalinghi, abbigliamento e calzature, in via 20 Settembre ad Avezzano. Banca di Credito Cooperativo di Roma. Automobili, concessionaria Citroen e DR Motor. Il cliente, prima di tutto. Nuova farmacia Dottoresse Di Gregorio. Parafarmacia e sanitaria Di Gregorio Orlandi. Salute, bellezza, benessere. Ristorante Pizzeria Il Palentino, buon gusto e raffinatezza. Metrò, il movimento allunga la vita. Eurocash di Cintio, dal 1939. Carni fresche e salumi tipici abruzzesi. Eurocash di Cintio, tradizione, qualità e buon gusto. Supermercati Deco, tradizione, qualità e convenienza. Deco, il tuo supermercato di famiglia. Forchetta Volante, il catering di Marina. Laboratorio gastronomico, servizio catering e banqueting. Forchetta Volante. Ti aspettiamo nella nuova saletta. Iper Risparmio Casa, prezzi bassi tutto l'anno. Azienda agricola Lago d'Oro, dei fratelli D'Apice. Ai Marsi è festa tutti i giorni. Geox, fascino senza tempo. Geox, respira lo stile di un'eleganza intramontabile.
Geox by Antonio De Luca, al centro commerciale I Marsi. Partire dal territorio, dalle nostre eccellenze, intercettare le opportunità e trasformarle in idee di sviluppo concrete. Questa terra è uno scrigno di risorse sulle quali investire e noi lo facciamo da sempre, con passione e professionalità. Siamo accanto a quelle aziende e a quei lavoratori che ogni giorno inseguono i propri sogni. Investi in Industria 4.0 con i piani di ricerca e sviluppo. È il momento di cambiare. Migliora la tua impresa e fai crescere il tuo lavoro. Vieni a scoprire le nostre soluzioni. Gruppo Sicurform. Sviluppo e innovazione del lavoro. Grazie e bentornati al Teatro dei Marsi. Dunque, è sicuramente nota l'attrazione che Fellini aveva per il mondo circense, lo attraeva tutto quello che poteva portarlo fuori dalla realtà. Ora il corpo di ballo Golden Dancing farà un omaggio al grande regista e al fantastico mondo del circo. Il festival in danza. My face in the stars. You don't know me. You write my name on your walls, but you don't know me. I feel you tracing my scars, but you don't know me. You don't know me at all. I see you down on your knees, but you don't own me. Yeah!
Congratulazioni al corpo di ballo Golden Dancing e per le coreografie a Roberta De Michele, Nicoletta Aragone, Alessandra e Daniele Berna, grazie Patrick, grazie davvero di cuore, grazie e mille auguri per tutti. Ciao, ciao. Ed ora uno storico manager dello spettacolo, un agente celeberrimo televisivo che nei suoi tanti, tanti anni di onorata carriera ha scoperto e prodotto tantissimi personaggi. Ecco il nostro penultimo ospite. E poi arriva lei, eh? Vai. Opera con successo da oltre 30 anni nel settore dell'imprenditoria musicale. Produttore, editore e discografico, ha scoperto numerosi talenti. Neck, Giorgia, Zarrillo, Fabrizio Moro. Ha collaborato, fra gli altri, con Umberto Tozzi, Loretta Goggi, Pupo, Bobby Solo, Amedeo Minghi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Ornella Vanoni. Autore del libro Il venditore di stelle, il nostro ospite è stato il protagonista di una splendida carriera costruita all'insegna dell'intuizione, della capacità, della coerenza e del coraggio. Rolando D'Angeli. Grazie. Bom. Mi piace lo stacco finale del maestro Buttari. Caro Rolando, grazie intanto per essere ad Avezzano, per essere qui al festival. Io devo dire, oggi mi hai consentito di darti del tu, ci siamo in realtà visti dal vivo per la prima volta proprio nel mio camerino qualche ora fa. Devo dire, mi fa tanto piacere che nel tempo abbiamo ospitato anche tantissimi patron, manager, lo scorso anno c'è stato il patron di Castrocaro di Novitola, ma devo dire che Rolando D'Angelo è davvero tra i più rappresentativi manager della canzone italiana. E nel suo libro, tra l'altro mi ha donato, che ho letto in pochissime serate, ovvero Venditore di stelle, vita di un impresario fuori dal comune, fa un ritratto senza veli dello star system. Grazie per avermelo donato anzitutto. Ecco, Rolando, tra le tantissime testimonianze mi hanno colpito in particolare le parole con le quali tu descrivi la mitica Loretta Goggi, nostra ospite nel 2012. Lei dice... o meglio tu dici esattamente: Loretta è una di quelle persone che mi hanno insegnato non solo come ci si muove in questo difficile mestiere, ma soprattutto a mantenere intatta l'umanità sotto la dura scorza dell'impresario, che apparentemente è una figura professionale senza scrupoli, vero? In effetti sì, loro, dato che Loretta è lei prima di tutto un personaggio molto importante, molto educato, vero, pertanto devo molto a lei, perché è lei che mi ha preso, mi ha avviato in questo mondo. Bel mestiere, in questo, certo, mondo, sì, le devo molto. Grazie. L'umanità, grazie, l'umiltà sembrerebbero quasi sentimenti lontani dal patinato mondo dello spettacolo. Invece tu, in questo tuo libro, in questo diario, in questo tuo zibaldone, per dirla con Leopardi, davvero parli moltissimo di umanità. Eppure il nostro mondo, Rolando, sembra, spesso viene tacciato: ah, mamma mia, che brutto il mondo dello spettacolo, senza persone, senza cuore, pronte a tradire. In fondo non è proprio sempre solo così, vero? No, diciamo di no. Diciamo che se ti sudi il lavoro, se ti sudi la tua carriera, impari molte cose, impari a stare in mezzo alla gente, impari tante cose. Non è molto difficile, ma bisogna essere corretti, onesti, e bisogna sempre guardare avanti e avere molto rispetto per il lavoro degli altri. Francesca, sei stata un po' l'angelo custode insieme a Piero Davide di queste serate. Voglio chiederti una cosa: faccio premiare direttamente a te il maestro Rolando D'Angeli, che riceve il premio. Grazie. Civiltà dei Marsi. Sì, vi stanno fotografando e vi stanno anche riprendendo. Eccolo qua. Grazie Rolando, grazie Francesca, e continua a scoprire tanti, tanti talenti, Rolando, ancora per tanti anni. Grazie Rolando, grazie infinite, grazie. Torniamo alla gara, ci siamo quasi, siamo agli sgoccioli, è la volta di un cantautore marsicano. In gara con la canzone Un attimo di lucidità, scritta dagli autori Lambona, Celozzi e dallo stesso cantante in gara, che è appunto il nostro Luigi Prosia. Mm.
persa nella nebbia dell'oblio, la scintilla della vita come lo sparo di un fucile, di colpo se n'è andata via. Hai perso ogni ricordo, ogni nome, ogni luogo ormai è buio. Per te parla il tuo sguardo assente in un involucro di carne ed ossa. Il vuoto improvviso ti avvolge, ti assale, ti ruba memoria, spazio vitale, ti mangia cervello vorace, rabbioso, ed io sconfitto che grido: dammi un attimo ancora di lucidità. Tornerà, ricorda il mio nome, urlalo forte, adesso rivoglio mia madre. È inutile che io insista, lei mi guarda smarrita e non capisce. Porto tutti i miei pensieri altrove, ma una voce dentro torna a gridare. Ancora di lucidità, le ombre e i fantasmi vanno via di qua, sparisci nel nulla bastardo di male, ridammi mia madre e parlami, trascina via i silenzi da qua, la luce nella mente che tornerà, ricorda il mio nome, urlalo forte, adesso rivoglio mia. Come se questo non fosse realtà, accarezzami piano, stringimi forte, e parto il destino non regala niente. Ti prendo per mano, ora sei madre e figlia, ti vesto e pettino come una bambola, abbasso la guardia, allontano la rabbia, maledetto Alzheimer, non avrai mia mamma. Grazie. Bocca al lupo Luigi, bocca al lupo, bocca al lupo. Un attimo di lucidità, brano che trattava un tema molto delicato, l'Alzheimer, ha cantato Luigi Prosia. Ed ora dalla Puglia arriva un giovane cantautore che conclude la gara con il motivo Un uomo innamorato, scritto dallo stesso concorrente, Luca Valiani. Buonasera signorina, buonasera, che cos'è che non va? Forse lei più non ha la sua vera identità. Lasciar perdere la voglia ed il piacere che in una notte scura prima o poi si spegnerà, portando via l'ingenuità di una ragazza come voi, che si accontenta solo d'un bacio buttato in vano dall'età. Buonanotte signorina, buonanotte, io sono qui a sussurrare che la vita deve amare e mai più ritornerà. Pian piano sai, lei capirà quello che afferrà, che i soldi fanno impazzire, la dignità costo non ha, avere quella vita che va via, che con onore è poesia,
porta al nuovo saggio la vita. Giro un po' intorno non per farla spaventare, ma non vada proprio più a quell'uomo innamorato che dona la sua vita al cuore ingrato, illudendo la promessa per offrire il proprio corpo al denaro. Ascolta signorina, ascolta bene, un uomo con orgoglio grida al mondo interrottato tra silenzio e ingenuità. Parla forte ma lei non sente, lui ti porterà via lungo un cammino sconosciuto ad aspettare chi non scoperto il dono della vita. Giro un po' intorno non per farla spaventare, ma non vada proprio più a quell'uomo innamorato che dona la sua vita un cuore ingrato, illudendo la promessa per offrire il proprio corpo al denaro. Intorno non per farla spaventare, ma non vada proprio più a quell'uomo innamorato che dona la sua vita un cuore ingrato, illudendo la promessa per offrire il proprio corpo al denaro. Grazie. Prenditi l'applauso, anche perché tu hai anche un pochino questo onere e anche l'onore di concludere la gara. È importante per chi inizia, perché rompe il ghiaccio, c'è un po' l'emozione, l'apprensione, ma anche per te, perché con questo applauso, te ne faccio fare un altro, lo vai a condividere con tutti e 16 concorrenti. Bocca al lupo a Luca e a tutti. Ciao. Dunque, lei è una delle donne più belle del mondo, in attesa dei vincitori, per la gioia di tanti telespettatori, di molti di noi, arriva lei. Showgirl, modella, attrice, conduttrice e cantante. La sua carriera inizia nel 2007 vincendo il concorso di bellezza Miss Grand Prix. La ribalta mediatica arriva con Il Grande Fratello e successivamente è inviata del rotocalco televisivo Lucignolo. Considerata al primo posto tra le 10 ragazze più belle del mondo dalla testata online Vee Magazine. È stata protagonista a Pomeriggio sul 2 e a Quelli che il calcio su Rai 2, su Scherzi a parte e L'Isola dei Famosi per Canale 5, Tale e Quale Show su Rai 1. Raffaella Fico. Buonasera, buonasera a tutti. Raffaella Fico, ciao. Buonasera. Raffaella, un bacio, bellissimissima, splendida ragazza. Tu lasciatelo dire, bravissimo, impeccabile, e lasciami fare anche complimenti all'organizzazione, perché davvero tutto è curato nei minimi dettagli. Grazie. Complimenti, bravissimi. Grazie Raffaella, grazie infinite, ma grazie soprattutto per essere qui ad Avezzano. Dunque, alcune delle cose belle che hai fatto, insomma, fin qui in televisione, le altre che farai poi ne parleremo dopo, le abbiamo ricordate appunto perché sei un personaggio molto noto, popolare, amatissima e tra l'altro una ragazza dolcissima, oltre grazie. Che stupenda, ma questo lo si vede, abbiamo parlato un po' dietro e devo dire una ragazza molto molto carina. Però questa sera io vorrei ricordare anche altri aspetti che semmai uno conosce un po' meno, legati alla pubblicità sociale. Per esempio Raffaella, e si dice un po' di meno, ha conseguito qualche anno fa il premio UNICEF, le fu conferito come attrice rivelazione per un ruolo nel cortometraggio Nuvole, soltanto nuvole, ma anche il premio Danzare per la vita come modella dell'anno per essere stata la protagonista di una campagna di sensibilizzazione contro la pedofilia. Quanto è importante, Raffaella, per un personaggio noto, una donna meravigliosa come te, una delle donne più belle al mondo? Mi fai troppo buono. Lo dice una rivista magazine, sei una delle 7-8 ragazze più belle al mondo, ma insomma non è che ci vuole la rivista magazine, si vede. Quanto è importante metterci il cuore in queste pubblicità sociali, oltre che la faccia, o la faccia oltre che il cuore? Allora, quando si tratta di sociale, io scendo sempre in prima linea. La
ritengo una cosa doverosa, e in questo devo ringraziare anche la mia famiglia che ha giocato un ruolo fondamentale, i valori, l'educazione che mi hanno dato. E poi ritengo che chi come noi vive in una condizione più favorevole deve farsi portavoce e ambasciatrice, cercare di coinvolgere più persone possibili, e bisogna fare del bene, perché a volte regalare un sorriso a una persona che è meno fortunata di noi credo che sia la cosa più appagante e più bella che si possa fare. Splendida dentro e fuori, Raffaella Fico. Grazie. Raffaella, possiamo dire qualcosina invece per quanto attiene al tuo lavoro, che fai molto bene? Una novità, un'anticipazione, l'ho chiesto anche ad amici, su un po' tutti quanti voi in queste sere. Allora, io da buona napoletana sono scaramantica, quindi non volermene e non me ne vogliate se non vi anticipo nulla, però ci sono un po' di progetti e delle cose che bollono in pentola. Io spero che molto presto le vedremo tutti insieme. Perfetto, noi saremo lì ad aspettarti. Tanto noi probabilmente ce lo dirà in anteprima il tuo agente, perché è un caro amico, finalmente lo presento, l'agente televisivo, manager dello spettacolo, Marsicano Doc, che adesso è un po' emozionato, quindi aiutatemi a scioglierlo con l'applauso. Settimio Colangelo, eccolo qua. Ciao Settimio. Sorridente è già tantissimo. Ma sai perché sorride così? Beh, te l'ha detto prima, Lorenzo si deve sposare. E tra l'altro io sarò la sua testimone di nozze. Però verranno tutti al matrimonio per vedere come ti vestirai tu, non per la Fico, assolutamente, se ci mancherebbe. Senti, ti metto vicino la Fico, così attento che ti devi sposare, quindi mi raccomando, far cavolate. Allora, io vorrei, grazie Davide, che il premio Civiltà dei Marsi dalle mani di Settimio Colangelo scivolasse nelle splendide mani di Raffaella Fico. Grazie, grazie a tutti, grazie per l'ospitalità e grazie ancora anche a te e a Settimio. E beh, insomma, sto ragazzo probabilmente, voglio dire, lasciamogli anche un segno tangibile dell'affetto che ci ha dimostrato. E allora Piero, tocca a te in questo caso dare un piccolo riconoscimento che porta alla mia firma e dei miei collaboratori, all'agente televisivo e di spettacolo Settimio Colangelo, con amicizia e gratitudine. Grazie. Complimenti. Grazie Raffaella. Grazie, grazie anche a te, grazie a tutti. Ciao, Dio ti benedica, bellissima e stupenda. Grazie, grazie Settimio. Adesso, dopo tanta bellezza, arriva un altro grandissimo ospite. Ancora premio Civiltà dei Marsi, e guardate a chi! Iniziò la sua carriera artistica negli anni 90, prima come autore e conduttore di programmi radiofonici, per poi approdare in televisione. Striscia la notizia, Giro Festival, Maurizio Costanzo Show, I raccomandati con Carlo Conti. Dal 2005 è sia inviato che co-conduttore delle Iene su Italia 1, che condivide attualmente con Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia. Andrea Agresti. Che foto da me solo? Ciao Andrea! Salve, salve, salve! Ben arrivato! Salve, grazie a tutti! Ba, ba, ba. Oh. Quando mi fa così il direttore buttare rimango attimo. Uno si ferma subito. Assolutamente. Dente, comunque, grazie di avermi invitato. Grazie a te. Andrea, che sai tu dell'Abruzzo, di Avezzano, della Marsica, qualcosina? Ti è capitato anche per motivi di lavoro, come conduttore o come inviato, di arrivare da queste parti? Sono venuto l'anno scorso ad Aielli. Sì. Ah, no, te prego, al sindaco famoso. Ok. Perché c'era stato Filippo Roma. Sì. Poi lui ha fatto un evento ad Aielli, sì. E poi hanno detto, visto che c'è stato Filippo, vuoi venire anche te a Agresti? Perché no, sono certo. Andato ad Aielli, sono stato 2 ore ad Aielli e poi me ne sono tornato a Pistoia. Questo è quello che ho visto di Aielli, purtroppo. C'è stato un servizio, però chi è che le prende? Filippo Roma? Non mi ricordo. L'anno scorso ho rischiato di vincere io, perché ogni anno facciamo interno il campionato delle botte di chi le prende. Sì, mi ricordo l'anno qualcosa. Scorso l'ho vinto io, perché sono stato picchiato da una signora egiziana che mi ha brandito, vendeva i rametti d'olivo della pace e mi ha frustato. Bene, un ossimoro, quindi. Sì, ho preso delle labrate, appiso, si chiamano labrate di schiaffi, e delle bastonate con questo rametto benedetto d'olivo. Beh, e poi un tal signore ottantenne che mi ha picchiato con una spranga di ferro, perché io mi ero, come dire, messo a discussione sul fatto che lui truffasse delle persone. Lui non era molto felice di questo, ha preso una spranga di ferro e me l'ha brandita, prendendomi ovviamente.
Senti, ma veramente, ecco, tu stai dicendo una cosa, il campionato delle botte e delle percosse, però veramente come attore, come conduttore, come inviato, insomma, tu fai trasmissioni d'inchiesta che vanno comunque a mettere spesso il dito nella piaga. Probabilmente noi non ci rendiamo conto da casa, ma uno rischia veramente quotidianamente gli schiaffi, le botte, o comunque di scontrarsi con la persona che semmai uno va a scoprire, a stuzzicare, che va a inquisire. Ma indubbiamente nel momento in cui, cioè, noi giochiamo, interveniamo, non ne sono molto felici, perché certo, gli andiamo a rovinare quello che è un mestiere probabilmente anche organizzato e ben gestito da anni, anni, anni. La cosa strana è che in genere noi le prendiamo dalle persone dalle quali non te lo aspetti. Cioè, quando tu vai da un cattivo, magari notoriamente conosciuto, ti aspetti che... Invece non succede mai. Poi va dalla persona che magari è una persona tranquilla, normale, tranquilla, la volta che mi riprendi anche così. Francesca, vieni, 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 che arriva lo scudo corazza. Questo, insomma, era utilizzato dai guerrieri marsi nelle ataviche lotte contro i romani, tanto te lo do io. Ma io lo prendo volentieri. Ecco, no, ti potrebbe servire, insomma, diciamo, via, metaforicamente parlando. Ma è l'ultimo premio? Sì, 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 sì. Quindi mi posso prendere anche la fanciulla che lo porta? Francesca, guarda, faccio una cosa. Francesca, voglio accontentarlo. Il premio lo darà Francesca Biancore, la nostra splendida valletta, con il bacio. Mi prendo tutto il pacchetto. Tutto il pacchetto, va bene, va bene. Ma grazie, lei è stato meraviglioso, grazie di avermi invitato. Ci vediamo anche l'anno prossimo. Prima di prenderti il pacchetto, c'è la formula magica. Sì. Premio Civiltà dei Marsi ad Andrea Gresti alle Iene. Grazie, 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 grazie. Me ne vado con lo scudo e la fanciulla. Eh sì, ah, vedi, lei subito sta, insomma, saldando il debito. Mica qui davanti a tutti i vergogni. Grazie Andrea, grazie. Ci siamo quasi, sto per comunicarvi i vincitori della 24esima edizione del festival, ma prima voglio ringraziare i nostri bravissimi giurati. Dunque, quali diamo, qualche minuto ancora, no, ce l'hanno, quindi hanno fatto, però per raggiungerci qui sul palco. Dunque, sono in giuria il musicista e produttore Alex Di Sano, non l'ho detto fino ad ora per evitare speculazioni e strumentalizzazioni, lo splendido soprano Bianca D'Amore, l'insegnante di musica Diana Barbonetti, pianista e musicoterapista, l'interprete ed insegnante di canto Alessandra Stornelli, la bravissima cantautrice Ilaria Di Nino, il direttore della testata Emergenza Musicale Magazine Massimo Cuomo. Li abbiamo presi da ogni dove, una giuria variegata, proprio per garantire, voglio dire, imparzialità, ma soprattutto equilibrio, è la cosa più importante. Io ho sempre detto, ho fatto 24 festival, lo sapete, che comunque non è tanto importante questo. Questa è una gara, era una gara, sarà sempre una gara, ma secondo me aver fatto parte di uno spettacolo così bello significa già, credo, aver vinto. Iniziamo con il conferimento dei riconoscimenti. Premio Malandra Strumenti Musicali alla migliore interpretazione in memoria di Giuseppe Malandra, grande musicista ed amico. Premio a un altro amico, responsabile audio e luci del festival, che consegna il microfono d'argento Malandra, vero e funzionante, il nostro supervisore tecnico Ettore Malandra. Vieni Ettore, certo. Buonasera a tutti. Tu pensa se il microfono questo non avesse funzionato adesso. Ah no, no, questo qui per il momento non è attaccato, grazie. Il premio Malandra Strumenti Musicali lo consegue alla migliore interpretazione. La giuria lo ha assegnato a Desi Russo. Desi, vieni qua, mettiamoci qui che siamo ben illuminati, congratulazioni. E allora può venire il conferimento ufficiale del premio, il microfono d'argento di Malandra, di Ettore Malandra Strumenti Musicali, alla prima vincitrice per questa nostra serata, Desi Russo. Grazie Ettore per tutto. Buonasera a tutti. Passiamo ad un altro premio da assegnare. Veniamo al premio miglior arrangiamento. Vieni Tiziana, raggiungimi per favore, che è assegnato dalla nostra orchestra. A premiare saranno Tiziana Buttari e Corrado Lambona. Eh sì, 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 come no, vieni, vieni Corrado. Beh, insomma, questo è un premio che assegna direttamente l'orchestra. E ovviamente io non ce l'ho in questo novero, in questa mia scaletta, ma sarai proprio tu, Tiziana, diciamo, di concerto con Corrado, ad annunciare chi consegue il premio per il miglior arrangiamento. Questa sera diamo questo premio a Un attimo di lucidità di Luigi Prosia. Il premio per il miglior arrangiamento va a Un attimo di lucidità di Luigi Prosia. Dammi
un'ultima ancora di lucidità. Le ombre e i fantasmi vagano via di qua, sparisci nel nulla bastardo. Ecco! Miglior arrangiamento musicale proprio. Congratulazioni Luigi, mettiti al centro vicino ai maestri Buttari e Lambona. Ma tanto poi dovete tornare sul palco per le foto di rito, quindi intanto congratulazioni. Grazie. E grazie agli amici musicisti che lo hanno appunto conferito insieme a Tiziana Buttari e a Corrado Lombona al nostro Luigi Prosia. Grazie Luigi, rimanete nei paraggi e mi raccomando. Ora il premio Rivelazione Nuovo Ambiente Arredamenti Interni ed Esterni per creare, progettare e realizzare con noi i bravi rampolli di questa casa, di questa azienda, famiglia, Giuseppe, Pierpaola e Ippoliti. Io voglio salutare mentre loro mi raggiungono anche ovviamente Licia e Francesco, un'azienda marsicana blasonata, nota anche oltre i confini locali, pluripremiata anche con medaglia d'oro lo scorso anno, lo voglio ricordare. Allora vieni Giuseppe, tu dovresti essere con Pierpaola. Infatti ecco qua Giuseppe e Pierpaola Ippoliti. Buonasera Joseph e bentornato su questo palco. Tu passi di qua. Ciao Pierpaola, buonasera e ben arrivati. E allora dobbiamo vedere a chi va questo premio. Ovviamente ce l'ho scritto qui e non lì. Beh certo. Allora, dunque. Premio Rivelazione Nuovo Ambiente va, abbiamo detto ieri nella presentazione, ad una abruzzese naturalizzata però milanese. È lei, Andromeda! Buonasera Andromeda, e io penso che tu questo premio lo dedicherai a qualcuno che ti guarda da lassù, vero? Sicuramente sì, lo sai, non voglio farti emozionare. Grazie mille. La tua prima insegnante di vita e professionale è stata, è e sarà sempre tua mamma. Grazie. Mostriamolo alle telecamere, gentilmente ai fotografi, rimanete così, avvicinati Pierpaola. Grazie, grazie Andromeda, grazie infinite a voi. Salutatevi tanto mamma e papà, eh. Grazie ragazzi, complimenti per tutto. Ciao Giuseppe, ciao Pierpaola, grazie Andromeda. Premio Nuova Farmacia, dottoresse Di Gregorio, sanitaria Di Gregorio Orlandi, al miglior testo. Io premio indegnamente la rappresentanza dell'azienda impegnata in un evento familiare molto bello, tra l'altro doppio auguri a questi cari amici che sono con me da tantissimi anni, dottoresse meravigliose, aggraziate, brave e preparate. Allora vieni Piero, portami il premio perché ho l'onore di conferire io il premio delle dottoresse, anzi lo farei tu Piero, delle dottoresse Di Gregorio, però come sempre devo vedere qui il verbo. Allora, il premio Farmacia dottoressa Di Gregorio va, hai capito, a Marcello Graduato. Marcello Graduato. Anzi sapone, lei è anzi sapone, Jessica è anzi sapone. Eccolo qua, che ti eri già spogliato, messo il pigiamino. Eccolo qua, Marcello Graduato, eccolo qui. Vai Piero, assegna tu il premio. Ecco qua, buoni così, rimanete così, almeno vi riprendono. Perfetto, benissimo Piero, grazie. Marcello, no, grazie a te e complimenti, continua così. Entriamo nei posti caldi della classifica, 3-2-1. Veniamo al terzo classificato, l'assegnazione del premio Originalità Tre Store di Catiuscia Letta e Luca Ranieri, due splendide realtà che come noto sono in via 20 Settembre e in via Roma ad Avezzano. A consegnare il premio un'imprenditrice, donna splendida, cara amica e sostenitrice di questo evento. Lei è la regina della telefonia mobile, spigliata, solare, sempre vicina ai suoi tantissimi clienti, tre, con noi Catiuscia Letta. Buonasera Cati. Buonasera, ciao Catiuscia. A tutti. Bacino, come stai Catiuscia? Bentornata al festival. Grazie Luca, buonasera a tutti. E complimenti, sei bellissima. Grazie, sempre troppo buono. Grazie per le parole carine, preziose, che sono sempre rivolte verso di me, per il bene che ci vogliamo. È vero. Però adesso ti dire. Devo rubare un attimo la scena. Lo puoi fare benissimo e perché sei brava. E soprattutto il microfono. Vai. In queste due serate ti ho ascoltato con attenzione, ho monitorato ogni tuo movimento perché ero lì seduta vicino a te
con il mio telefono pronta a immortalare qualche tua piccola distrazione, qualche tuo piccolo errore. Ma ahimè, perché volevamo riderci sopra, ci volevamo divertire, perché ci mettiamo sempre in discussione. Noi ci vogliamo anche molto bene. Ma ahimè, non mi hai dato questa soddisfazione, non ci hai dato questa soddisfazione, perché hai diretto in modo indescrivibile queste due meravigliose serate come solo un grande professionista sa fare. 24esima edizione di questa meravigliosa Kermesse Canora. Grazie. Uguale 24 anni di successo, di meritato successo. Grazie. Perché lo meriti, complimenti e grazie. Grazie. Sei un mito, l'ho appena detto, non sapevo che t'eri preparata a sta cosa. Ma mi ti posso abbracciare? Per l'amicizia sì. Che c'è ormai, lo sanno tutti. No, ci rispettiamo e ci vogliamo bene, però lo meriti. Tanto. Io non lo ricordo sempre, ideato da te, organizzato da te, diretto da te, 24esima edizione, quest'altro anno che facciamo? Non lo so. Che facciamo? Le bomboniere e le scelte? Mi intervista pure col microfono su, ormai sono passato. Dai qualche suggerimento, hai fatto tante interviste, hai fatto tante fantastica. Domande. Adesso che cosa farai per quest'altro anno? Una news? No, penso che, no, ce l'ho, grazie. Penso che a presentarlo sarà una mia amica bionda. No, lo faccio nomi. Grazie Catuccia, ti ringrazio tanto, grazie, ti voglio bene, davvero hai detto una cosa molto bella. Ci lega una grande amicizia, un grande affetto con te, con tuo marito e con i tuoi splendidi bambini. Allora, adesso noi però dobbiamo assegnare questo che ormai è un premio istituzionalizzato, anche questo è il premio di una grande compagnia. Tra l'altro, Catiuscia, perdonami, complimenti perché avete raddoppiato, grande successo nel Tre Store di Via 20 Settembre, un successo strepitoso anche in quello di Via Roma, frutto di una sinergia tua, di Luca e dello staff, perché siete persone che accontentano sempre chiunque, si entra col sorriso o si entra forse a volte con un problema dei nostri cellulari, ma si esce sorridenti, appagati. Questo è davvero professionalità. Grazie, grazie. Quest'anno la novità, ogni anno che salgo su questo palco ti racconto un pezzetto di noi. La novità di quest'anno è che il 9 di dicembre del 2017 abbiamo aperto un nuovo punto vendita. Vero. A Via Roma, e tu eri presente a festeggiare insieme a noi. Con piacere. Quindi adesso i Tre Store sono due, uno via 20 Settembre e uno via Roma, sperando di aver fatto cosa gradita e comoda a tutti. No, adesso te le dico io, visto che tu sei rappresentante di una grandissima compagnia, tre, ne hai due di Tre Store, aspettiamo il numero tre. Oh. Oh, vai, in bocca al lupo, grazie Catiuscia. Sì, grazie. Allora, al terzo classificato, sì, certo, al terzo classificato il premio, hai capito sto ragazzo, originalità Tre Store, dico ma mi stanno facendo gli occhiettini, quindi fa bis questo ragazzo qui, Premio originalità Tre Store a Luigi Prosia. Due riconoscimenti, il premio miglior arrangiamento e la giuria ha assegnato in autonomia il premio originalità Tre Store a Luigi Prosia. Mettiamoci qui. Luigi, hai fatto bis, bravo, Sono contento. Vorrei vedere. Questo è un premio che ti porterà fortuna. È vero, fatelo vedere, però mostratelo orgogliosamente alle telecamere, così, Catiuscia abbraccia il tuo premiato speciale, perché siete voi in questo momento, la scena è vostra e davvero complimenti Luigi, anche perché l'orchestra agisce autonomamente, la giuria dall'altra parte, tu hai preso due bei premi, ma soprattutto elargito da una donna che porta fortuna. Grazie Luigi, tutti. Grazie Catiuscia, grazie Luca. Un bacio e a presto. Al secondo classificato il premio all'immagine Sabatini Beverage and Food, un'azienda, la Sabatini Beverage and Food, storica, leader da sempre nel settore alimenti e bevande, con noi un caro amico Giampaolo Sabatini, ma il mio saluto con affetto va anche a Luciano, a Fabrizio, a Mario, a Davide, hanno una nuova splendida location, gli amici della Sabatini Beverage and Food, nei locali dell'ex Palaghiaccio. Congratulazioni, vieni Giampaolo, perché ogni volta che vengo a trovarvi, a proposito di professionalità e di simpatia, dicevamo con Catiuscia, anche voi non siete da meno, persone meravigliose che accolgono in quella splendida enoteca, in quei locali meravigliosi rinnovati dell'ex Palaghiaccio, una vastissima clientela. Poi il tuo bisnonno partì, no, nonno Egisto partì lontanissimo, quindi insomma oggi raccogliete il frutto di tanti sacrifici. Dobbiamo vedere chi è che consegue questo premio. Tutto bene Giampaolo? Emozionato, ma uno spettacolo spettacolare. Complimenti come sempre, io lo guardo sempre con grande attenzione.
sempre meglio, sempre più bello e sei fantastico. Dai, dai, dai. Andiamo al secondo classificato, eh? Premio all'immagine, stai qui, Sabatini Beverage and Food, va ad un ragazzo che comunque l'ho sentito anche ieri, ha avuto grande successo dopo la sua performance, quindi mi sembra giusto. Matteo Gallina. Matteo, medaglia d'argento al Festival di Avezzano. Bravo Matteo, bravo. Un ragazzone bravo. Grazie mille. Grazie a te. Giampaolo, prego, mostriamolo però, fermi così, telecamere e fotografi per questo momento importantissimo. Ciao caro, ciao Matteo, grazie a te, grazie. Siamo al primo classificato, al quale andrà il sipario d'argento Perrone 2.0, ideato da una storica famiglia di amici meravigliosi, sostenitori miei personali di questo evento da sempre. Hanno fatto con me 21-22 edizioni consecutive, è l'Atelier Perrone 2.0, che comunque è cambiato moltissimo negli ultimi 2 anni, raddoppiando i suoi spazi per offrire tanto e sempre di più a chi ama la casa e intende viverla, grazie a Mario Gianfranco e a Dina Perrone, che loro, con il loro bellissimo Atelier Perrone 2.0 sono al mio fianco da sempre. Al primo classificato, prima che arrivi la mia amica Dina, anche un brano inedito completo di arrangiamenti, generoso omaggio dell'etichetta Lula Records. È importante perché un brano inedito costa molto, eh? E quindi grazie a Luca Laruccia, che sarà generosamente vicino anche agli altri premiati e a tutti i partecipanti. Io intanto li chiamo accanto a me, coloro che premiano, la signora Dina Perrone e l'autore e produttore Luca Laruccia. Dina, buonasera, io voglio 2 baci, eh? Grazie, perché ho coronato il sogno, quello finalmente, ecco Luca, vieni, quello di averti su questo palco, e sono 2 anni che riesco, ciao Luca, grazie, ti faccio subito salutare, quello di averti proprio nel momento dell'epilogo conclusivo, perché quando dico che voi siete, voi sponsor, davvero la colonna più importante di questo evento, perché la mia poteva essere soltanto un'idea, ma poi ci sono aziende e aziende, tutti meravigliosi, tutti stupendi, ma davanti ad una signora che ti spalanca insieme ai suoi familiari le porte dell'atelier da più di 20 anni, ma io come potrò mai esserti sufficientemente grato per aver dato forma e colore ai miei sogni? Guarda Luca, intanto grazie a te per questa meravigliosa manifestazione. Noi da tempo, no? Da anni. Da tanti anni collaboriamo ed è, si fa con tanto piacere. È una cosa, per noi è diventata normale, siamo di casa. Vero. E quindi ti ringraziamo perché sei stato e spero che sarai ancora l'artefice di questa bellissima manifestazione che per Avezzano è molto. Grazie. Grazie Dina Perrone. Luca, tu sei stato su questo palco come concorrente, che anno era? Ricordamelo un pochino tu. Ci sono stato 2 volte, innanzitutto buonasera a tutti. Ci sono stato nel 2011 e nel 2013. Quindi insomma qualche anno fa oramai. Esatto. E poi insomma, tu vieni dalla Puglia, però si rimane stregati da questa manifestazione, vero? Esatto, innanzitutto permettimi di farti i complimenti perché hai reso questa una manifestazione bellissima e soprattutto seria, perché sei una persona seria. Assolutamente, sei una persona, sì, corretta. Eppure un po' severo, mi dicono, ma sono contento. Io sono cresciuto con questa manifestazione ed è importante questo messaggio anche per chi non ha vinto, perché nel 2011 io non ho vinto assolutamente, eppure questa partecipazione mi ha permesso poi di entrare insomma nel mondo della musica pian piano. Nel 2011 sono ritornato, ho vinto un premio e da lì si sono aperte altre porte della discografia che mi hanno reso possibile la pubblicazione di un album e quella di insomma collaborare con produttori importanti e diventare a mia volta anche un produttore e aprire un'etichetta. Oggi hai un'etichetta, la Lula Records, e sarai vicino al primo classificato, ma anche al, esatto, secondo, al terzo, e a quanti tra i concorrenti volessero cercarti. Esatto. Grazie. Vince il 24esimo Festival di Avezzano proprio lui, Lorenzo Martelli. Lo sapevi? Lorenzo Martelli trionfa, evviva! Eccolo! Sei tornato su questo palco e hai vinto il festival.
Posso abbracciarla? Grazie, 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 grazie. Grazie Lorenzo, so che adesso dovrai, intanto poi ti consegniamo anche il premio, sì, per il premio edito. Tu vorrai dire qualcosa, sarai contento? Mettiamoci qui che siamo più illuminati. Qui, c'ho qui, il cuore qui a mille. I battiti non li sento più. Ti credo. Ringrazio tutti, tutti coloro che... Ringrazio la giuria, ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, ringrazio tutti voi che siete qui, ringrazio te Luca, ringrazio tutto lo staff. Dedico questa vittoria a mio nonno, che ha creduto in me quando ancora c'era, e a mia mamma, perché se so molte cose di mio nonno è grazie a mia mamma, e a mio papà, alla mia famiglia, a tutti. Grazie davvero. Bravo Lorenzo! Il brano inedito è tuo, adesso ci riprendiamo i premi perché dobbiamo riascoltare il motivo che trionfa, ovviamente, ed è la tua splendida canzone, e poi faremo i saluti finali. Grazie, allora un posto in prima fila, quest'anno un posto... Il posto in prima fila. Il posto è quello della classifica in questo caso. No, no, di nonno. Lo so, è dedicato a tuo nonno, io l'ho detto in maniera delicata, però l'hai dedicato a nonno che purtroppo non c'è più, l'abbiamo capito, bravissimo. Ti guarda da lassù, in prima fila davvero. Canta il vincitore del Festival di Avezzano numero 24, Lorenzo Martelli. Grazie.
Lorenzo Martelli ha trionfato al Festival di Avezzano numero 24. Tiziana, raggiungici. Intanto, mentre ti riconsegniamo il sipario d'argento per noi 2.0, ovviamente l'altro premio del Lula Records, che lì viene Tiziana, vieni Corrado. Io voglio ringraziare ancora una volta, un applauso, l'orchestra Armelis Avezzano Festival Orchestra. Grazie, grazie di cuore. Vorrei ovviamente tutti i premiati qui sul palco, forza ragazzi, perché siamo davvero alle battute finali. Intanto i ragazzi, il secondo classificato, il terzo, i premi speciali, perfetto, mettetevi tutti quanti qui accanto a me, sparpagliatevi. Il palco di Mario Carlo Carambone è grande. Voglio ringraziare Gianluca Granieri che mi ha vestito, mi hanno detto molto bene in queste due serate, ti ringrazio Gianluca, sei sempre uno splendido e caro amico. Tutti i concorrenti, tutti i partecipanti e poi gli assistenti alla produzione, Tutti, ragazzi, sparpagliatevi per bene, eh? Forza, forza, venite qua perché è un momento molto bello. Io, diciamo, questo è il momento più bello e anche più emozionante, perché poi si saluta una grande famiglia che ti ha accompagnato per mesi e mesi. Davvero è inimmaginabile quello che si vive, le emozioni che vibrano dentro di noi dopo tanto, tanto lavoro. Inimmaginabile, tante collaborazioni. Ringrazio tutte le aziende, tutti i miei favolosi tecnici, la squadra. Mentre, ecco qua, io, quei ragazzi lì sotto sono i meravigliosi angeli custodi. Rosario, dai, bello, bello caruccio qui. Oh, e veramente grazie di cuore. Per me, come dire, vi lascio sempre con un abbraccio che è lungo un anno intero, per dirvi arrivederci al Festival di Avezzano, a Dio piacendo, numero 25, Premio Civiltà dei Marsi 2019. Grazie a tutti, buonanotte, ciao! Ciao! Grazie!